Lo sport con il Corriere dell'Umbria, in primo piano il calcio, Grifo, Santo Padre, umile e grintoso, contento di Alvini. Il presidente torna a parlare dopo un anno e dice: Caserta, ho capito presto che non sarebbe rimasto, guai a trattenerlo. Il patron ha anche detto: cambieremo molto, arriveranno 10-11 giocatori. E poi per il mercato, sempre per il Perugia, Fulignati resta come secondo, piace sempre Paleari del Genova. Primavera 3, i Grifoncelli alle 17 con l'Arezzo per la Final Four di categoria. In Serie B l'Alessandria torna fra i cadetti, battuto il Padova ai calci di rigore. Ancora il calcio, Fere, ecco chi va e chi resta. Il caso Iannarilli è confermato, ma deve decidere cosa fare perché arriverà un altro portiere. Salzano, Frascatore, Damian, Proietti e Peralta fra color che sono sospesi. Ferrante invece in prestito. Per il calcio di Serie C, Pellegrini, ancora il Gubbio, decide il Sassuolo, io ci sono. E poi invece mercato dilettanti e divorzio fra il Cannara e il tecnico Alessandria. Tassi torna a Pietralunga, Quinti va a Palazzo. Parliamo di volley Superlega. Perugia non c'è solo Leon, l'asso polacco della SIR va a 1000 in BNL dopo i record mondiali di Ace, 13 in una gara e velocità imbattuta di 135 km/h. Recine dice per Anderson 17 punti in 3 set con l'Italia. Il direttore sportivo Solè è il migliore con l'Argentina, bene Plotnicki in Europa League. In A1 femminile la Bartoccini ha scelto la palleggiatrice, si tratta dell'olandese Bongers che ha detto: ho detto subito di sì, l'Italia è il mio sogno. Calcio Serie D, il Foligno prova a guardare avanti, sono iniziati i colloqui per le riconferme, probabile addio di Murgia. Football americano, i Grifoni sono fuori dai playoff, ora tocca al campionato di Flag. E poi da invece le pagine della Nazione, il Grifo Santo Padre, il ritorno e la rivoluzione, ora in un tecnico cerco anche l'uomo, ha detto Alvini è la persona giusta per capacità ed umiltà, salviamoci ma coltiviamo sempre i nostri sogni. Trattative Brignoli e Paleari, due nomi per la porta, arriveranno almeno 10-12 giocatori, ha detto proprio il patron, il gap con le grandi si colma con il lavoro. Il caso Caserta, una umanamente mi sento tradito, se va via non ti senti all'altezza, se vai via non ti senti all'altezza. Il numero uno biancorosso dice: mi è molto dispiaciuto, è giusto tramutare la sua esigenza in una opportunità. La panchina intanto Nesta e Bucchi, due situazioni diverse. La questione Caserta è diversa da quella che in passato dunque ha visto protagonisti Nesta e Bucchi. Per la Ternana e Caccia al numero uno, tutti i portieri sul taccuino di Leone. Gubbio Calcio, Mignemi onorato di iniziare questa nuova avventura. E poi invece mister Alessandria lascia la panchina del Cannara. In volley A1 femminile è ufficiale l'arrivo della palleggiatrice Britt Bongers. Volley C maschile, la futura Perugia batte l'America e si laurea campione. Basket B femminile, scendono in campo entrambe le formazioni umbre. Calcio Falchetti, due performance di tutto rispetto. Fiorucci dice: pronti a creare un ottimo team. Le notizie con Umbria Sport del Messaggero, Grifo Santo Padre alla riscossa. Alvini ha detto, trasmette grinta ed onorato di allenare qui, non ho ancora trovato l'uomo nel tecnico, spero in lui. Tradito da Caserta, è partito per soldi, una squadra più forte, faremo 12 o 13 innesti, credo che Elia non troverà squadra migliore. Per l'Atletica intanto da Spoleto il salto d'argento di Francesca Zafrani. L'altro sport, il triathlon, sbarca al lago Trasimeno e sono state numerosissime le presenze. Per la Serie D il Foligno Fiorucci, siamo pronti per programmare il nostro futuro. Sugli stipendi ha detto: abbiamo tempo fino al prossimo 30 giugno e sistemeremo tutte le situazioni. Da Terni, Fere, il tuffo di Buffon. La mossa del Parma potrebbe aprire le porte alla Ternana per l'acquisto del portiere Colombi che piace a Lucarelli. La formula del prestito fra le due società al momento è l'ipotesi più concreta dopo l'interessamento nel 2012. La nuova B playoff a sorpresa vince l'Alessandria e poi la storia, venne colpito da un tifoso il risarcimento in beneficenza. L'evento a Terni, braccio di ferro e tiro alla fune, roba da donne. A Giove l'iniziativa dedicata al mondo
degli sport di forza al femminile, il sindaco Morresi dice la location è perfetta. Prima di lasciarci con le previsioni meteo, ricapitoliamo le notizie principali grazie alle home page dei siti web. Da Perugia Today in primo piano si parla di vaccini in Umbria, prima dose a tutti i quarantenni entro giugno e Moderna dai medici di base. Con Umbria 24 si fa il punto invece sulla mappa delle dichiarazioni dei redditi, fra il centro e l'area nord c'è un gap di 10.000 euro. E poi invece tutt'oggi.info ancora il bilancio vaccini, vaccini a tutti i quarantenni entro giugno, si anticipa la data per gli altri. Da Gualdo News più nei territori si parla di Nocera Umbra, liti continue per abuso di alcol, viene sospesa la licenza ad un bar. Con TRG Media invece in primo piano si è a Gubbio dove si parla di Movida e dell'incontro fra sindaco ed esercenti del centro storico, tolleranza zero su musica e alcol ai minori, Stirati dice opportuna la vigilanza privata fuori dai locali. E allora, detto questo, ci lasciamo, dicevamo, con le previsioni meteo, il weekend con temperature torride. Dopo il temporaneo abbassamento delle temperature di ieri sera, infatti il caldo che riprenderà a viaggiare su valori elevati da venerdì 18, le temperature massime potranno raggiungere e superare anche i 35 gradi fino a tutto lunedì 21. Invece un'attenuazione di questa prima ondata di calore l'avremo a partire da martedì 22. È veramente tutto per questa edizione del TG Mattino, che torna come di consueto domani alle 7.30 e poi in replica. Grazie per averci seguito, buona giornata e arrivederci.